Bradisismo, sfollati e panico nei campi flegrei. Dopo le grandi scosse di ieri non è ancora svanita l'ansia della popolazione. Se ancora il bradisismo, domani vertice a Palazzo Chigi, prevista una riunione interministeriale sulla crisi dei campi flegrei. Parcheggio della Siena, il Comune presenta appello, l'ente di via Iasolino presenta ricorso al Consiglio di Stato per affermare le proprie ragioni. Turismo, le navi da crociera, una speranza per la bassa stagione, così gli ospiti dell'ultima puntata dell'Isola che non c'è. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Teleischia. Dunque, lo dicevamo, una edizione speciale con tanto spazio dedicato alla crisi bradisismica in atto che ha avuto inizio intorno alle 19:30 di ieri con l'evento principale, la scossa di 4.4 di magnitudo alle 20:10 di ieri, poco più di 24 ore fa, e che ha tenuto davvero in ansia la popolazione e tanti gli sfollati che hanno preferito dormire fuori casa. Ha allestito anche uno spazio della Protezione Civile a Pozzuoli. Noi ci siamo stati, vediamo qual è l'umore delle persone. Qui a Piazza Mare a Pozzuoli, una delle aree di accoglienza, tanti i cittadini che hanno bisogno. Quali sono le cose che chiedete in questo momento? In questo momento chiediamo alle istituzioni che siano un pochino più presenti, che fino ad oggi non sono mai state presenti. Hanno sempre detto dobbiamo convivere, ma adesso non si può più convivere perché sta facendo dei terremoti, più di quattro, quindi devono prendere provvedimenti. Che è successo ieri? Ci racconta come ha vissuto quel momento? Se no stavamo quasi a tavola. E in quel momento ha fatto il primo boato piccolo, dice vabbè non è niente, ci siamo abituati. Poi all'improvviso si è alzato tutto da tavola, e tutto è caduto, gingilli, piatti, c'è la tavola si è alzata proprio, c'è il lampadario che girava avanti e indietro, ci abbiamo dovuto fuggire fuori. Come siamo usciti fuori? Subito un'altra, la gente di panico che correva qua, chi correva di là. Anche lei dorme fuori casa? Sì, anche io dormo fuori casa, ho dei fratelli disabili, diciamo, le persone anziane allettate nel letto, cioè dove abito io, e non ci sono diciamo protezioni civili, Croce Rossa che vengono ad aiutare queste persone disagiate, perché alla fine abbiamo dormito anche noi sul lungomare stanotte fino alle 7 del mattino. Abbiamo dormito in macchina perché non avevamo altre alternative, questa buffonata delle tende, ne sono 20 per 100.000 persone, è solo una buffonata, non è che ci sono altre cose da dire. Una protezione civile che da anni studia il fenomeno, da anni fanno convegni, tavoli, si organizzano per fare cosa? Non ci sono le tende. Mi domando di cosa hanno discusso in tutte queste riunioni, in tutti questi tavoli tra protezione civile, prefetto, governanti vari, insomma è una buffonata senza precedenti. Cosa chiedete, a parte naturalmente questo tipo di assistenza, alle istituzioni in questo momento? Chiediamo soldi, perché questo è un governo che ha negato il sisma bonus, è un governo che ha stanziato 55 milioni di euro per evacuare 800.000 persone, perché parliamo dei campi flegrei, parliamo di Fuorigrotta, parliamo di Bagnoli, parliamo di Agnano, quindi parliamo di 800.000 persone. E lo stesso governo stanzia 55 milioni per l'evacuazione e la messa in sicurezza di vie di fuga, eccetera, eccetera, e poi ne stanzia 85 per l'emergenza acqua alta a Venezia. Quindi diciamo due pesi, due misure. Signora, anche lei stanotte ha dormito in macchina? Certo, proprio sulla zona della Solfatara, quindi caos generale, per cui la gente con tanta paura, bambini piangevano, perché anche se stavamo per strada le scosse quindi continuavano a venire, e quindi la paura è stata tanta. Lei non è riuscita a raggiungere, ci diceva, non è riuscita a raggiungere l'area del lungomare perché era tutto bloccato? Sì, certo, perché dal momento che c'è la paura scappano in macchina, e quindi nel scendere c'è stato proprio un traffico bestiale, quindi sono rimasta bloccata lì sulla zona. La protezione civile è riuscita comunque a darvi tranquillità, a donarvi un sorriso, è stata almeno dal questo punto di vista la macchina dell'accoglienza ha funzionato? Esatto, sì, grazie ai volontari della protezione civile. Soprattutto l'associazione Polizia di Stato, che riescono a donare un sorriso e riescono a stare insieme al pubblico, insieme al cittadino che comunque è impaurito. Che cosa chiedete in questo momento alle istituzioni? Ciò che chiediamo alle istituzioni è di essere più presenti. Questa cosa qua doveva essere fatta molto prima.
no in due giorni montare detente. Se cose qua doveva essere almeno 4 mesi fa che è successa la stessa cosa e non è stata fatta. E sentiamo le parole anche del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, rilasciate davvero pochi minuti fa. Ha parlato in particolare, l'avete sentita, la voce delle persone, tanta la paura, tanto lo scoramento, anche la rabbia in alcuni casi. Noi abbiamo tenuto ovviamente la maggior parte di parire all'interno del nostro servizio, però sentiamo anche le parole del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. Sicuramente il panico della popolazione è la cosa più difficile da gestire in questo preciso momento. Ci sono state scosse con magnitudi importanti. Stiamo mettendo in campo tutte le procedure previste, soprattutto quando succedono queste scosse. Stiamo facendo da un lato, abbiamo una verifica dei fabbricati pubblici e privati che stiamo eseguendo in base alle segnalazioni che ci arrivano. Dall'altra parte stiamo allestendo aree di attesa in modo da poter accogliere queste persone, di tranquillizzarle. Il dialogo, quella è la prima cosa, soprattutto bisogna dire sempre le cose così come stanno, perché la consapevolezza aiuta a diminuire l'ansia, aiuta a diminuire le paure. Siamo ancora in un'allerta gialla, così ci dicono i dati tecnici o scientifici, noi ci affidiamo a quelle che sono solo esclusivamente le comunicazioni ufficiali. Siamo oltre le 200 segnalazioni, li stiamo verificando, spero per stasera di avere un quadro completo della situazione con tutti i tecnici. Sono al lavoro da ieri sera ininterrottamente, mi sono sentito soprattutto con la prefettura ogni ora, con la regione Campania, c'è stata la presenza del governatore, la telefonata del ministro, ci siamo tutti su questa questione che diciamo sta a cuore un po' a tutti. De Luca ha fatto un invito alla calma. Sì, De Luca ha fatto un invito alla calma ed è giusto che questa calma, è giusto che la gente sia calma, ma soprattutto sta, anche perché non siamo in una fase critica così come può pensare le persone, non siamo nella fase di evacuazione come qualcuno sta dicendo, anzi siamo ancora in un'allerta gialla, c'è un trend di sollevamento che va in linea con quello che è stato negli anni scorsi e continuiamo un attimo ad mettere in campo quelle azioni di mitigazione e di prevenzione del rischio così come previsto dal decreto legge, proprio perché andiamo nell'incremento della resilienza e soprattutto cerchiamo di convivere con questo fenomeno del bradisismo che è da sempre nei campi fegheri. Chiaramente c'è tanta preoccupazione da parte dei cittadini che in questo momento si sentono chiaramente non tanto abbandonati alle istituzioni, perché per fortuna si è attivata la macchina del pronto intervento, però chiaramente si sentono spaventati, molti di loro non sanno se possono rientrare nelle case. C'è il piano speditivo di emergenza che è stato predisposto in conseguenza anche del decreto Campi Flegrei e stiamo cercando di capire però se c'è la possibilità a valle di tutti gli accertamenti che stanno effettuando sugli edifici di attivare il piano speditivo anche per un sussidio alla popolazione e anche per predisporre l'allontanamento verso strutture pubbliche già insomma riservate. C'è un piano, ieri sera chiaramente nella fase di emergenza si è attivato tutto molto lentamente. In questo momento c'è la Protezione Civile Nazionale che sta agendo sul territorio, che c'è una macchina operativa che sta lavorando, le zone dove abbiamo raccolto la popolazione con le tende resteranno lì come presidio permanente, quindi quello sarà un primo presidio nel caso di allontanamento. Attendiamo questa fase perché quando saranno terminate le verifiche agli edifici che sono attualmente in corso saranno anche assunte delle determinazioni su cosa fare nei prossimi giorni. E quello di ieri sera è stato uno dei terremoti più forti che si sono verificati in questa crisi bradisismica nei Campi Flegrei. Negli ultimi giorni abbiamo registrato diversi singoli eventi sismici, ma è un'attività di bassa energia che è sempre presente nella zona flegrea. In questo periodo di diverso c'è che ci sono molti eventi di magnitudo maggiori di 0. Così Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha commentato lo sciame sismico di questa notte. La localizzazione dei terremoti, dice, è molto importante, il fatto che si sia generato nel Golfo di Pozzuoli più verso Bacoli ha fatto in modo che tutta la zona occidentale della provincia lo abbia avvertito di più, così come quando lo scorso anno ci fu il sisma di magnitudo 4 con epicentro verso la zona della Solfatara, fu ben avvertito invece anche verso i paesi vesuviani, ma è evidente che la percezione di un evento tellurico dipende dalla localizzazione, dalla profondità e dalla magnitudo, ci ricorda Mauro Di Vito. E questa mattina si è tenuto
lo sgombero del il trasferimento delle 140 detenute all'interno del carcere di Pozzuoli, un provvedimento che si è reso necessario per motivi precauzionali. Le scosse di ieri sera infatti hanno provocato lievi danni alla struttura, sulla cui entità si rendono necessari degli accertamenti. Le detenute sono state condotte dagli agenti della polizia penitenziaria dalle celle a punti di raccolta che si trovano nelle aree esterne del carcere, e lì hanno trascorso la notte munite di coperte. Oggi invece è avvenuto il trasferimento. E nel pomeriggio, punto stampa del prefetto di Napoli Michele Di Bari per fare un bilancio della giornata trascorsa dopo gli eventi sismici. Vediamo. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha tenuto un punto stampa a Palazzo di Governo per fare un bilancio della giornata trascorsa dopo le forti scosse di ieri sera. L'intera macchina istituzionale al lavoro, così come tecnici, protezione civile e soccorsi. Queste le parole del prefetto. La giornata, devo dire la verità, è andata avanti ordinariamente con tutte le attività che sono state attivate già ieri sera, e cioè accertamenti da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco e anche alcune squadre dei comuni sulle strutture che si reputa o perlomeno lesionate. L'istituto penitenziario femminile di Pozzuoli è stato evacuato, ma sempre in via prudenziale. Il prefetto di Bari è in costante contatto con i vertici del Ministero dell'Interno, con il ministro per la protezione civile Musumeci e con tutti gli enti territoriali. E davvero si è creata una grande sinergia tra il Dipartimento di Protezione Civile, Prefettura, Coordinamento, i sindaci di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, la Regione Campania. Sono ovviamente tutto il terzo settore, dalla Croce Rossa, Forze di Polizia, che stanno operando, i Vigili del Fuoco in primis, che stanno supportando con la loro azione anche gli altri enti, però credo che al momento si è data una grande dimostrazione di un'organizzazione capace di affrontare questo tema. Ovviamente restano all'orizzonte il tema che riguarda le vie di fuga, come dicevo stamattina, e che riguarda queste aree che stiamo attrezzando in via prudenziale. Per quanto riguarda le vie di fuga, sono stati potenziati i servizi di viabilità. L'incontro con la stampa che ha tenuto il prefetto di Bari è stata anche l'occasione per fare il bilancio dei cittadini evacuati, tutti nel comune di Pozzuoli. Sono 39 nuclei familiari, però ovviamente è un numero oscillante, sono circa 150 persone. Però anche questi sgomberi che si sono avuti sono davvero in via prudenziale. Intanto nei comuni flegrei ed anche nelle aree confinanti di Napoli, come Fuorigrotta e Bagnoli, sono state attrezzate aree di accoglienza per affrontare ogni evenienza, e l'obiettivo è tenerle attive. Le aree di accoglienza debbano rimanere, cioè noi dobbiamo fare in modo che, come dire, in parallelo rispetto a tutta l'attività che il ministro Musumeci sta facendo con il Dipartimento Protezione Civile in materia di pianificazione del fenomeno, noi dobbiamo tenere in relazione a questo fenomeno anche delle aree che possono servire davvero per esigenze particolari. Giornata di grande fermento non solo a Pozzuoli ma anche a Bacoli, con il sindaco della regione che ha vissuto a stretto contatto con il COC di Baia. Domani riapriremo le scuole, abbiamo completato l'allestimento dell'area di prima accoglienza con 60 lettini, ha spiegato il primo cittadino bacolese, che ai nostri microfoni affronta anche il tema centrale della vulnerabilità degli edifici, tornando ad invocare il sisma bonus. Sentiamo. Giosi Gerardo della Ragione, sindaco di Bacoli, praticamente tutta la giornata al centro operativo comunale di Baia. Che cosa state facendo? Stiamo intervenendo sul territorio, rispondendo a tutte le esigenze dei cittadini, quindi tutte le richieste. Sono giunte almeno 30 richieste di sopralluoghi in casa e non abbiamo evidenziato alcun danno strutturale. Abbiamo controllato tutte le scuole del territorio, più di 10, e domani quindi riapriremo le scuole perché sono tutte in sicurezza. Quando abbiamo fatto i lavori antisismici l'abbiamo chiuso solo per una questione di precauzione, e in più stiamo intervenendo in città per tutti quelli che sono i disagi, quindi penso ai disabili, ai bambini preoccupati, gli anziani. Interveniamo anche con gli psicologi, i servizi sociali, c'è un intervento capillare in città. In più abbiamo completato l'allestimento della prima area di prima accoglienza sul territorio con 60 lettini che sono pronti ad accogliere i cittadini che avranno paura di dormire in casa questa notte laddove si dovesse verificare di nuovo uno sciame sismico così importante come quello di ieri sera.
Ha detto lei, il supporto psicologico è uno degli aspetti più importanti, bisogna stare vicini alla popolazione perché la popolazione naturalmente è preoccupata, però bisogna anche diffondere un messaggio di tranquillità. Ma io dico sempre, non è un messaggio di tranquillità, sono le notizie. Noi diremo sempre solo la verità. Stiamo vivendo uno sciame sismico legato al fenomeno del bradisismo, che nei Campi Flegrei esiste da millenni. Viviamo su una caldera vulcanica, la seconda più importante al mondo, la più monitorata al mondo, quindi noi sappiamo tutto di questa caldera vulcanica. Per questo invito i cittadini ad affidarsi solo alle fonti istituzionali. Oggi viviamo il rischio bradisismico, che è completamente differente dal rischio vulcanico. Viviamo però continue sollecitazioni su cui c'è bisogno di intervenire. Per questo, al netto degli interventi che bisogna fare per le rete idriche, i sottoservizi, monitorare i costoni, esiste un tema vero, che è quello della vulnerabilità sismica che si sta facendo ai fabbricati. Una volta che avremo completato lo studio, noi avremo un quadro chiaro su quelle che sono le abitazioni che abbisognano di interventi antisismici. Una volta avuto questo quadro, bisognerà avere il dispositivo del sisma bonus o comunque una qualsiasi misura che permette di avere un'agevolazione economica per quei cittadini che dovranno fare interventi antisismici. E se non c'è questo passaggio, è come dire a un malato di essere malato senza però dargli la medicina. Allora, uno Stato come l'Italia, che ha un solo caso nella propria nazione che vive il fenomeno del bradisismo come i Campi Flegrei, ha la necessità di dare a questa parte di mondo questo dispositivo, altrimenti noi andremo in grandissime difficoltà di qui a breve, perché stiamo raccontando alla gente che si deve vivere qui, lo si può fare in sicurezza, stiamo raccontando ai turisti che possono venire qui e farlo in sicurezza, ma c'è bisogno anche di un atto concreto come il sisma bonus. Ha anticipato il tema anche ascoltando le voci dei cittadini, è questo quello che chiedono? Sì, ma non c'è null'altro da chiedere, perché un primo pezzo l'abbiamo fatto di cammino insieme con il decreto legge 140 dello scorso anno, e secondo me si è fatto un bel passo in avanti, ma senza il sisma bonus buttiamo tutte alle ortiche, quindi possiamo fare tutte le visite che vogliamo, ma non servono più a nulla, non servono a rassicurare i cittadini. La gente ha bisogno di fatti concreti, la gente vuole partecipare, devo dire la verità, si stanno attuando pure tutte le misure di precauzione, però lo Stato deve dare una risposta, quindi ben vengono tutte le visite che vogliamo noi, ma ci vengono a dire che attivano il sisma bonus o lo chiamino come vogliono loro, l'importante è che i cittadini abbiano uno strumento economico per poter fare i lavori, per mettere in sicurezza o ancor più in sicurezza le strutture, come abbiamo fatto ad esempio sulle scuole, che oggi sono il luogo più sicuro della città. È arrivato ai Campi Flegrei anche il ministro Sangiuliano, il ministro della Cultura, che si è recato in particolare a Pozzuoli. In questi momenti la prima cosa è occuparsi delle persone e poi mettere in sicurezza gli edifici pubblici e privati. Adesso, dice ancora Sangiuliano, è necessario creare una gerarchia dei valori. Al primo posto l'integrità della popolazione residente dell'area interessata al bradisismo. Successivamente penseremo a progettare il futuro per i beni culturali presenti nei Campi Flegrei. Inoltre, al momento non si evidenziano criticità. E la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni presiederà domani a Palazzo Chigi un vertice interministeriale sulla situazione dei Campi Flegrei dopo lo sciame sismico di ieri sera. Lo ha annunciato il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, sottolineando che sul tavolo ci saranno eventuali ulteriori interventi da parte del Governo. Sono in costante contatto con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha aggiunto Musumeci, che segue sin da ieri la situazione. E dopo i momenti di panico di questa notte, il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania, Armando Cozzuto, in merito allo sciame sismico, sta rilasciando dei consigli per affrontare i momenti di timore. Lo sta facendo direttamente dal campo, girando nelle zone colpite dal bradisismo. La paura, dice, è una reazione normale di fronte a un pericolo reale. Con eventi sismici di questa portata è impossibile non spaventarsi, ma allo stesso tempo è importante che la reazione non sfoci nel panico per evitare di mettere in atto comportamenti controproducenti o inadeguati, anche a proposito della gestione delle vie di fuga. E cambiamo argomento, andiamo sulla cronaca, perché alle 18.45 di oggi c'è stato un incidente a Piazza Anticareggio ad Ischia. Una turista di circa 70 anni è stata investita da un'automobile che proveniva dalla direzione di Piazza degli Eroi. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, sembra che la donna nel momento di attraversare sulle strisce pedonali sia inciampata sulla valigia, cadendo per terra e venendo poi investita dall'automobile. L'impatto ha causato alla donna forti dolori ad una gamba. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili urbani, poi l'autoambulanza e anche una macchina della Polizia di Stato. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla turista, che comunque è stata poi trasferita all'ospedale di Lacco Ameno per altri controlli.
E a proposito del parcheggio della Siena di Schiaponte, il comune di Ischia, rappresentato dall'avvocato Molinaro, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del TAR del 24 gennaio 2024. I motivi per cui il comune di Ischia ha impugnato la sentenza sono vari, riferisce la parte del comune. La sentenza impugnata viene ritenuta affetta da grave errore percettivo nella parte in cui, nell'accogliere il ricorso proposto dalla società turistica Villamare, nell'arrivare alla conclusione il TAR ha sorprendentemente omesso ogni valutazione sia della analitica motivazione alla base dell'ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino dell'originario stato dei luoghi, ampiamente corredata da riproduzioni grafiche, rilievi fotografici, rilievi GPS, neanche contestati o contestabili dalla società ricorrente. Il ricorso mette in evidenza, dice Molinaro, come confermai anche dal consulente del Procuratore della Repubblica, che le opere realizzate sono in assenza di titolo, in difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire e sprovviste di autorizzazione paesaggistica, per di più eccedenti anche rispetto alle SCIA e alla DIA. Leggendo la sentenza, dice ancora l'avvocato Molinaro, si ha l'impressione che il TAR sia in corso in una inspiegabile svista, in un vero e proprio abbaglio dei sensi, in ordine alle risultanze materiali del processo, tale da determinare una grave anomalia dello stesso procedimento logico di interpretazione con conseguente illegittimità della decisione assunta. Dunque questo è il punto di vista del difensore, in questo caso del comune, l'avvocato Molinaro, a proposito del parcheggio della Siena. E parliamo adesso di turismo, perché nei periodi di bassa stagione il turismo croceristico potrebbe rappresentare una valida risorsa da sfruttare. L'appello all'utilizzo di questo nuovo filone per l'isola d'Ischia è arrivato dagli studi dell'isola che non c'è. Vediamo il servizio. Voi che pensate questa ipotesi del turismo croceristico? Secondo me la nave da crociera è un importante veicolo di incasso, perché la permanenza media è di 6 ore circa, e queste 6 ore, seppur dovesse attraccare a Napoli con un'ora di aliscafo, abbiamo 5 ore a disposizione che potrebbero fare anche due siti, diciamo Sant'Angelo e Schiaponte, così giusto per dire. E quindi servirebbe a portare mediamente almeno 400-500 persone al giorno, che voglio dire, se spendessero 10 euro l'uno ogni giorno, porterebbero insomma un impatto importante sull'economia locale. Chi fa la crociera ha anche una capacità di spesa medio-alta, non medio-bassa. Ischia dovrebbe puntare a recuperare i periodi che abbiamo perso, come si diceva prima, aprile, maggio, ottobre, novembre. Avere la crociera, sì, sicuramente porterà tutto, però ritorniamo ad avere sempre un turista che non è un turista stabile. E ricorderete che l'Istituto Telese di Ischia, attraverso il dirigente Mario Sironi, aveva lamentato ancora una volta la mancanza di aule che costringeva gli alunni ai doppi turni. Lo aveva fatto attraverso una lettera mandata a tutti i sindaci dell'isola, anche alle autorità regionali. Ha risposto a questa lettera del professor Mario Sironi, il dirigente del Telese, ha risposto l'assessore alla scuola, per così dire, Lucia Fortini, che ha scritto tra le altre cose: considerato l'importante ruolo svolto dalla scuola, risulta improcrastinabile intervenire trovando soluzioni che possano consentire alla scuola di svolgere nelle migliori condizioni le proprie attività. Poi conclude: sono certa si vorrà attivare ogni azione per risolvere le problematiche rilevate. Così l'assessore alla scuola e alle politiche sociali della Regione Campania, Lucia Fortini. Chiudiamo con questa notizia, una curiosità sportiva. All'età di 85 anni è morto oggi l'ex giocatore del Milan e della nazionale tedesca Schnellinger, l'autore tra l'altro del gol del momentaneo 1-1 della partita Italia-Germania di Messico 70, finita 4-3. Vediamo. È venuto a mancare all'età di 85 anni Karl-Heinz Schnellinger,
Senza di lui non avremmo mai visto la partita più bella del secolo, o meglio, i supplementari più emozionanti della storia del calcio. Italia-Germania 4-3 dello stadio Azteca del 1970. Infatti fu un suo gol al 90esimo a portare la Germania al pareggio, recuperando la rete di svantaggio. Il gol dell'Italia era stato realizzato all'ottavo da Boninsegna. E dopo il pareggio furono necessari tempi supplementari per stabilire la finalista che avrebbe poi affrontato il Brasile di Pelé. Ma questa è un'altra storia. I due tempi di 15 minuti avrebbero fatto la storia del calcio, grazie al tourbillon di emozioni e soprattutto di gol che li resero memorabili. Müller al 94esimo, Burnic al 98esimo, Riva al 104esimo e poi Müller al minuto 110, Rivera al 111 firmarono le reti di quei fantastici 30 minuti. Ha toccato Zeller. Zeller. Passaggio arriva. Burnic. Pareggio di Burnic. Pareggio Burnic. Riva. 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 Tiro. Ed è gol. Riva. Riva ha segnato. 3-2 per l'Italia. Ancora un calcio d'angolo battuto dai tedeschi. Colpo di testa di Zeller. E la palla è in fondo alla porta. Boninsegna ha saltato. Shoot, passaggio, Rivera, rete, Rivera, ancora 4-3. E pensare che la rete di Snellinger fu un episodio più unico che raro. Infatti lo stopper in tutta la sua lunga carriera ha realizzato solo 3 reti in campionato ed uno solo con la maglia nazionale, proprio questo. Ma durante la semifinale di Messico 70, stranamente al 90esimo si trovava nell'area azzurra, mentre la Germania sviluppava un'azione di gioco e non stesse battendo un calcio da fermo. E pensare che agli stopper non era allora consentito di superare la linea di centrocampo. E Volkswagen, come veniva chiamato per la sua affidabilità dai tifosi milanisti, subito dopo aver segnato spiegò perché si trovasse fuori posizione. Avevo dato un'occhiata all'orologio sul tabellone, la partita era ormai finita e mi sono detto che sto a fare qui. Così sono entrato nell'area dell'Italia per arrivare prima negli spogliatoi che erano lì dietro. Ecco come nasce la partita del secolo, grazie al caso, agli spogliatoi ubicati alle spalle di una porta e al gol di Snellinger al 90esimo. Ed ora vediamo insieme che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. E per il momento è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata.